Terra è bella, è diversa dal resto di quello che sta o che vediamo noi dall'universo, questo globo blu, interessante, diverso, luminoso. Poi uno va a vederla, se va a vederla nel dettaglio, scopre tutta una serie di cose. È sicuramente un pianeta fragile, visto da lassù, è sicuramente un pianeta nel quale noi viviamo e che cominciamo a modificare. Insomma, si vede un attimino come stiamo avendo un impatto sicuro su questo pianeta. Ora dove andremo non lo so, ma dobbiamo un attimino stare attenti a quello che facciamo. Questa piccola striscia di atmosfera che c'è sopra è molto piccola vista da sopra, dà questa impressione di essere veramente molto fragile e dobbiamo stare attenti. Che si portava dei semini, lei cosa si portava? Ma io mi sono portato delle cose personali per ricordarmi un attimino la Terra, perché alla fine sono stato 6 mesi sopra in orbita e avevo bisogno di questo collegamento là sopra. Ma poi mi sono reso conto, in effetti, che guardando giù vedevo queste nuvole e vedevo delle grandi pizze, quindi forse avrei dovuto portarmi delle pizze, del cibo, perché il mangiare nostro sopra è un pochettino così in scatola. Ma ripeto, l'essere lassù e vedere la Terra da lassù è sicuramente una cosa affascinante, importante. Ci manderei tanti, tanti politici là sopra, ma anche giornalisti, fotografi, teologi, e anche la gente comune. Chissà, in futuro sicuramente andremo a vivere là sopra, o ci sarà la possibilità di andare a fare del turismo spaziale, non so, una luna di miele sulla Stazione Spaziale Internazionale. È un posto per tutti. Abbiamo appena parlato con Nespo e lui ci ha raccontato cosa si porta nello spazio, ma qui abbiamo una pianticella che si è volato qualcun altro. Qual è la storia? Certo, adesso nella stazione spaziale si portano molte cose per vedere come queste rispondono nello spazio, ma 40 anni fa Stuart Rosen, l'astronauta di Apollo 14, che prima di diventare astronauta era un forestale, portò dei semi sulla Luna per riportarli poi sulla Terra e vedere che cosa succedeva. Cosa succedeva? È successo che, a differenza di quello che pensavano, in realtà sono germinati e quindi questi semi adesso che vengono conservati dal corpo forestale degli Stati Uniti e da questa della Moon Tree Foundation, che è presieduta dalla figlia dell'astronauta che li ha portati, vengono assegnati ai più grandi, nei posti migliori del mondo. Pensate che queste piantine qua sono la Casa Bianca, sono nel giardino dell'imperatore del Giappone, sono nei maggiori musei nazionali degli Stati Uniti, ma questa è per la prima volta in Europa, è stata portata questa pianta che verrà messa questa primavera vicino all'osservatorio nel Parco Pineta di Tradate.